Ciao a tutti. Allora, mi vedete con la decolorazione in testa perché con l'ausilio del marito con, come dice lui, calma e cazzolate di decolorazione. Ho messo sulla deco perché sto facendo la ricrescita, anche perché era abbastanza presente. Allora, farò, li ho presi ieri da Idaco, da Idaco, come si chiama? Indaco, credo. Comunque è un negozio di fornitura estetica che si trova dentro le due torri a Stezzano, in provincia di Bergamo, dove io vivo. Allora, ho preso Misty Heather per la parte sopra, che è un viola molto chiaro. È un lilla. E poi, dopo tantissimo tempo, ho preso Hot Pink di Manic Panic. Quindi queste qua saranno il mio colore. Adesso mi vedete. Così poi andrò a fare lo shampoo antigiallo, la maschera antigiallo della Fanola e poi asciugherò i capelli e applicherò il colore. Mi porterà via 3 ore questo lavoro, come sempre. Ho quasi finito il prodotto che io metto dentro la deco, il Plex di Capello Point. Questo assolutamente lo riprenderò perché per me è fondamentale. L'ho preso l'anno scorso, quindi mi è durato esattamente un anno. Questo prodotto, tra l'altro, costa non mi ricordo se 30 o 38. Comunque, dura un anno, quindi spendete un po', però lo avete per un bel po'. Tra l'altro, io non lo uso solo per fare la deco, lo uso anche come maschera pre-shampoo, una volta al mese più o meno, perché in questo modo mi aiuta con i capelli sfibrati e quant'altro, è proprio una maschera sistema di protezione e ricostruzione. Protezione per quando lo mettete nella decolorazione, ricostruzione quando lo fate come maschera pre-shampoo. Andrò a sciacquare e a fare lo shampoo antigiallo tra 40 minuti e poi vedremo, vi farò vedere il risultato. Ieri Esselunga, sempre dentro Stezzano, ho preso la protezione solare dell'Esselunga proprio, protezione viso e corpo molto alta, questa mi serve per i tatuaggi e per il viso perché l'ho quasi finita e quindi mi serve perché per il corpo non andremo al mare, quindi chissene. Quando mio marito si mette al sole c'ho lo spray. Perché lui non tollera spalmamenti di creme varie. E poi ho preso il Soothing Micellar Gel perché ho quasi finito l'acqua micellare. Quel poco di acqua micellare che ho lo uso per smacchiarmi, perché mi serve per smacchiare il colore. Quindi ho preso questa per pulire il viso. L'ho provata ieri e devo dire che è molto buona. Bene, ci vediamo dopo con il Ciao risultato. a tutti, allora come avevo promesso ho fatto la seconda parte di video. Allora questo è il colore, sopra è Misty Heather, quindi il viola, lilla barra viola. Come vedete è molto chiaro, ecco, non è scuro, anche perché io il viola scuro non mi piace. E ho fatto dei riflessi con Hot Pink, sempre di Manic. Allora, vi metto qua le foto perché così non rende molto di più al sole la differenza. Ho qualche macchia, ma pazienza, non fa niente. Rende molto di più al sole, quindi vi faccio le foto. Adesso vi faccio vedere intanto, ieri, siccome sto quasi finendo i pads. Ne ho un pacco soltanto con cui passo il tonico, tolgo con l'acqua micellare qualche eccesso di trucco quando non riesco a strofinare bene per via dell'irritazione attorno agli occhi. Mi servono i pads ogni tanto, anche per rimuovere le macchie di colore, però avevo deciso, ho scelto di non. Nel frattempo un pelo non riesco. Ok. Avevo deciso di non prendere più quelli usa e getta, ma di acquistare quelli lavabili. Allora, ho scelto questi qua che ho preso su Amazon, 10 euro per 20. Luxureal Reusable Makeup Remover Pads per 20. Questi li trovate su Amazon.
Dunque, sono così grigi perché c'erano anche bianchi. Il problema del bianco qual è? Che se si macchiano poi non viene via facilmente. C'è anche la sua simpatica confezione, li laverò prima di usarli e poi vedremo come sono, però penso abbastanza buoni. Avrei dovuto legarmi i capelli, ma non ho voglia di farmi il segno dell'elastico. Allora, questo è il risultato. Devo dire che mi piace. È venuto chiaro come volevo, perché io quando faccio la deco, il primo colore che prende non è proprio quello definitivo di solito, perché dopo un paio di shampoo comincia a buttare parecchio, quindi poi farò i pigmenti, ma per poter fare subito un colore, perché come sapete quando depigmentate dovete subito ripigmentare, ho scelto Misty Heater di Manic Panic. Mi piace abbastanza, devo dire. Top. Allora, facciamo. Ho già messo ovviamente la protezione solare, ho fatto la mia skin care e adesso procediamo con. Allora, sto provando questa spugnetta di Real Technique con la parte qua in silicone, è troppo comoda. Allora, mettiamo un po' di. Questa è la primer idratante di NYX, che ha una consistenza veramente orrida. Lo metto anche sugli occhi. Allora, ho la pelle super secca perché praticamente, non so se riuscite a notare qua, molto arrossato, è la tretinoina. Mi sta dando qualche problema solo qua. Infatti non credo che la metterò più attorno al naso. Mi fermerò qui, eviterò il contorno naso. Perché questa zona qua sta risultando un po' irritata. Non voglio scatenare una dermatite da retinoidi, quindi. Mettiamo il Skin Paradise dell'Oreal proprio perché ho una serie di macchie. Stiamo andando a recuperare delle cose perché domani siamo a casa nuova. Tra l'altro ci siamo stati ieri, volevo farvi il video, ma. Mettiamo i puntini come fa Luca di Course Beauty. Cerchiamo di coprire quanto più possibile il rossore. Allora, questa parte in silicone è comoda quando non volete, cioè spandete il prodotto sporcandovi i capelli, molto brava Ali. Li dovevo legare, devo mettere quantomeno però non ce lo voglio sinceramente. Allora vi spiego, dopo che uso la decolorazione, la mia cute rimane sensibilizzata per qualche giorno. Allora, prima lo passo in questo modo la Beauty assorbe meno prodotto. Allora, mi piace un sacco questa Beauty Blender mi piace tantissimo. Beauty Blender. Io continuo a chiamarla Beauty Blender, ma in realtà la Beauty Blender è un'altra cosa. Ok. E come vedete, questa parte ha aiutato a distribuire il prodotto. In questo modo la parte morbida ne assorbe meno. Promossa questa. Ok, dopodiché mettiamo un po' di correttore. Proprio faccio una cosa super veloce. Questo è il One Drop Coverage di Catrice, che secondo me è un ottimo correttore. Almeno per adesso, staremo a vedere. Quest'inverno, quando avrò la zona più secca, che col freddo io. Anche col caldo, ma col freddo di più, ovviamente. Tra l'altro, si prospetta un inverno niente male.
tra stare chiusi in casa per il Covid, speriamo che non si affronti di nuovo il lockdown, quello serio, perché sono terrorizzata del lockdown. Ok. Non ho, tra l'altro, non ho portato lo specchio perché sulla balaustra davanti alla finestra, altrimenti non c'è spazio. Allora, questo. Questo primer di NYX della Bare With Me è molto valido perché, soprattutto per chi ha pelle secca, questa zona mi sta bruciando maledettamente. Vabbè. Posso fare niente. Ok, dopodiché cipria. Stasera dipende dal grado di stanchezza quando tornerò, che un po' di cose da fare. Volevo fare una live, però non lo so. Mi sta piacendo tantissimo fare le live. Tra l'altro, nell'ultima live è intervenuto Vodka. Abbiamo passato un'oretta veramente divertente e piacevole. Come vi ho detto, Vodka è un mio amico. Ok, e questa è la base, che mi piace anche abbastanza, devo dire. Tra l'altro il contorno occhi non si secca e non si segna con questa cipria. Anzi. Ci sono stati dei commenti ultimi al video, l'ultimo video, perché le altre due sono due live, di una persona che io poi in seguito ho bloccato semplicemente perché avevo capito il genere, nel senso che è partito con tutte le buone intenzioni, a parte interpretando completamente in modo sbagliato quello che io avevo detto nel video, perché secondo lui ho fatto bullismo parlando del sovrappeso dell'Alessandro. È evidente, cioè non ho fatto bullismo, non è che ho detto che è uno schifo perché è sovrappeso, non l'ho mai detto. Se vi impegnaste ad ascoltare quello che dico invece di sparare stronzate. E poi, secondo lui, non dovrei dare consigli medici. Io non ho dato nessun consiglio medico, di nessun tipo proprio. Ho detto semplicemente quello che migliaia di medici ripetono, nutrizionisti, ripetono sempre, che ci sono posti deputati al cibo, che mangiare, dove si dorme o non va bene. Ma non lo dico io, ripeto, lo dicono medici. Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che voi capite. Spero di essere stata chiara. Spero. L'ho bloccato perché arrivo ad un certo punto. Prima ha partito con i tuoi capelli. Perché? Questa è una cosa che dice: la gente fa quello che vuole. No, la gente se fa video su YouTube non può fare quello che vuole perché quello che fa funge da esempio agli altri, soprattutto se ti seguono persone molto piccole, ragazzini. Non puoi fare quello che vuoi perché sei un esempio su YouTube. Tu rappresenti un esempio. Quindi non puoi fare quello che vuoi. Allora io, scusami, io faccio quello che voglio, commetto un reato su YouTube, ma tanto faccio quello che voglio. Non funziona così. Su YouTube quello che ho sempre detto è: chi fa video su YouTube che abbia 200 iscritti, che ne abbia 200.000, deve mantenere un certo tipo di contenuti, evitare quindi di mostrare in video cose che possono nuocere ad altri. Far passare il messaggio che abbuffarsi in quel modo, sono dimagrita, e poi ti abbuffi. Fai passare il messaggio che anche se ti abbuffi dimagrisci, non funziona così, non è così che funziona. Oppure far passare il messaggio che mangiare in quel modo, da abbuffarsi in quel modo davanti alla telecamera è sano, non va bene. Oppure, come mi diceva giustamente un'altra ragazza, perdonami, non ricordo il tuo nome, fumare, accendersi 4-5 sigarette mentre uno è in live e sta parlando è diseducativo. È diseducativo.
Questo era quello che io intendevo fare. Io non mi sento migliore di Chiara D'Alessandro. Non è questo l'intento del mio video, dei miei video. Io non mi sento migliore di nessuno. Io sono io. E mostro determinati contenuti. Io non mi sento migliore di nessuno. Spero che sia chiara questa cosa. E non ho bullizzato nessuno. Io non faccio bullismo perché io sono stata vittima di bullismo. Non mi permetterei mai di fare bullismo a nessuno. A nessuno. Quindi, che sia chiaro, io sono responsabile di quello che dico, non di quello che voi capite. Quei video sono fatti per lanciare un messaggio di cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ed è sbagliato per me, per il mio modesto parere, mostrare quei contenuti a degli utenti. Così come è sbagliato, e l'ho detto più di una volta, per me, è sbagliato, per esempio, come Alice Fiorini si smicchia i capelli. Come tutti i messaggi sbagliati e potenzialmente dannosi che lasciamo sul tubo. Fine, tutto qua. Spero di essere stata chiara adesso. D'altronde, se andate ad ascoltare, non sentire, ascoltare quello che io ho detto in quel video e negli altri video precedenti, lo scoprirete da soli. Io sono molto chiara, parlo in italiano, è un italiano corretto. Quindi il messaggio che lancio è molto lineare. Bene, adesso vado che è tardi. Vi saluto, vi ringrazio, al prossimo video. Ciao!